Le prime regate e il tempo che è voltato al bello hanno dato lo slancio decisivo alla 29esima edizione del trofeo Accademia Navale Città di Livorno. La manifestazione velica è entrata nel vivo con le competizioni IRC e ORC e adesso si appresta a concentrarsi sulle regate delle vele storiche e le altre classi, tra cui i tanto attesi J24 e i Tridente, che vedranno scendere sul campo le delegazioni delle marine straniere. Delegazioni che sono state accolte in Accademia dal comandante ammiraglio di divisione Giuseppe Cavo Dragone. 19 le rappresentative, tra le quali spicca l'Australia la prima volta al TAN, per un totale di 95 militari tra uomini e donne che domani mattina si presenteranno alla città che li ospita con la tradizionale parata. Il programma marinaresco di oggi si è concentrato sulle uscite in mare per i ragazzi vincitori del concorso Il Mare e le Vele, organizzato dal quotidiano Il Tirreno. Imbarcati su Nave Italia e su Corsaro II, hanno passato in mare una mattinata appassionante, durante la quale hanno potuto provare le manovre tipiche di un'imbarcazione a vela di grandi dimensioni. A terra, invece, a pochi passi dall'Accademia Navale, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si è tenuto il terzo convegno sull'ambiente marino.